Io avevo una sciatalgia e mi avevano vietato ovviamente di correre, ma c'era questo anniversario della battaglia di Maratona, 2500 anni. C'era questo anniversario meraviglioso, Maratona Atene, ed è la prima, l'unica maratona possibile, nel senso che il percorso non è stato studiato a tavolino, ma invece è quello, quindi 5 km in pianura, 33 in salita, ed è considerata la più dura al mondo. Io sono arrivata al 30° chilometro, ero devastata da questa sciatalgia, non sentivo più la gamba e avevo il servizio d'ordine, ce n'è tantissimo, vedevo tante persone che venivano portate via, continuava a chiedermi: vuoi ritirarti? Io ho detto: ma perché ritirarmi? Che cosa posso fare? Chi è che in questo momento mi può aiutare a portare a termine questo obiettivo? Strisciando, ma sapevo che volevo arrivare alla fine, non mi interessava il tempo. Allora ho chiesto aiuto alla mia resilienza e gli ho detto: ci dividiamo questa fatica, lo facciamo insieme. E quindi strisciando, facendo dei percorsi con le persone che trovavo, c'era chi andava alla mia velocità, chi andava più forte e poi mi lasciava, chi andava meno forte di me. E quindi cercando aiuto, supporto in un team, nelle persone, sono arrivata alla fine. Questa è stata per me una grandissima esperienza, proprio perché vuol dire alzare l'asticella, no? Cioè provare a dire: ce la posso fare.